Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme una colomba ad unico impasto. È una colomba alternativa che chiamerò torta colomba perché andrò a realizzarla all'interno di una classica tortiera che tutti abbiamo in casa. Io arricchirò l'impasto con gocce di cioccolato fondente. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti della nostra colomba e partiamo dalle farine. Per questa colomba io andrò ad utilizzare due diverse farine. Ho scelto di utilizzare una manitoba, in mancanza di manitoba potrete utilizzare una zero di grano tenero e utilizzerò della semola di grano duro rimacinata. I pesi li troverete in info box sotto il video. Utilizzerò acqua a temperatura ambiente, uova, zucchero, aroma di arancia, lievito e zucchero per attivare la lievitazione, burro e infine gocce di cioccolato. La lavorazione la faremo con il mio frullatore provvisto di ganci, molto molto casalingo. Iniziamo ad inserire l'acqua all'interno della ciotola. E verso questa piccola quantità di zucchero e sbriciolo il lievito faccio sciogliere. Il lievito è ben sciolto e aggiungo le uova. Ora è il momento dello zucchero e lavoro ancora per un altro minuto. Ora aromatizziamo il tutto con l'aroma di arancia. Iniziamo a mettere le due farine. Lavoro un minuto e finisco di incorporare entrambe le farine. E ora impastiamo. Dopo circa 3-4 minuti di lavorazione, vedete l'impasto com'è morbido. E ora noi dobbiamo iniziare ad incorporare il burro. Il burro lo incorporeremo un pezzettino alla volta, facendolo mano a mano assorbire dall'impasto. Per far incorporare questa quantità di burro a questo impasto, io impiegherò circa 15 minuti a una velocità moderata. Dopo circa 15 minuti di lavorazione, l'impasto è pronto. Pulisco i miei gancetti. Vedete com'è perfettamente staccato dalle pareti del contenitore? Noi non dobbiamo fare più nulla adesso. Andiamo semplicemente a coprire. Io coprirò con la pellicola e aspettiamo che raddoppi di volume.
Ecco il mio impasto dopo 4 ore di tempo. Io direi che ha triplicato di volume. Ora dobbiamo spolverare con un pochino di farina al banco. Abbiamo ottenuto una pasta magnifica. Adesso, prima di fare qualsiasi cosa, andiamo a piegarla e la rinforziamo un pochino. Così. Andiamo a schiacciarla dopo aver fatto così qualche piega, perché dobbiamo inserire all'interno le gocce di cioccolato. E ora mettiamo le gocce. Facciamo una leggera pressione, poi chiudiamo così la pasta su se stessa. La pizzichiamo. Schiaccio e gli do ancora qualche piega. E ora possiamo iniziare a formare la nostra torta. Quindi dobbiamo dare all'impasto una forma tonda. Vedete le gocce? Le abbiamo ben distribuite con questo tipo di lavorazione. Io direi che possiamo proprio accontentarci. Ora possiamo trasferire la nostra torta all'interno di una teglia. Io sto usando una teglia da forno che ha una base di 24 centimetri e la parte più alta è di 30 centimetri, ha un lato di circa 8 centimetri di altezza. Quindi l'ho imburrata, l'ho foderata con carta da forno
Allora andiamo a disporre la nostra torta così all'interno. A questo punto possiamo coprirla con un panno morbido e la lasciamo lievitare fino a che la torta avrà quasi riempito il nostro stampo. Dopo un'ora e mezza la torta colomba ha riempito quasi lo stampo, vedete? E ora è il momento di procedere a preparare la glassa. Ho preparato qui in una ciotolina un albume, delle mandorle, zucchero a velo, zucchero in granella e facoltativa un pochino di farina di mandorle. Se non ne avete potrete non metterla. Comincio a battere così con una frustina l'albume. Come comincia ad incorporare aria, noi andiamo a mettere lo zucchero a velo e continuiamo a battere. Dopo circa un minuto questo è il risultato. Incorporiamo la farina di mandorle. E la glassa è pronta. Io sono solita preparare una glassa molto fluida, non amo le glasse solide. Ora, con l'aiuto di un pennello, andiamo a spennellare la glassa facendo molta attenzione sulla superficie della nostra torta colomba. Così può bastare. Adesso mettiamo le mandorle. E per finire la granella di zucchero. E siamo pronti per infornare il nostro dolce. Io ho preriscaldato il forno in modalità statica a 165 gradi e gli darò una cottura di 40-45 minuti al massimo. Ecco la mia torta appena uscita dal forno. Adesso, così bollente, andiamo immediatamente a spolverarla di zucchero a velo. Così può andare. Adesso la lascio raffreddare completamente all'interno dello stampo e quando sarà completamente fredda taglieremo insieme una fetta e vedremo il suo interno. È giunto il momento di vedere l'interno della nostra colomba. Eccolo qui il risultato. Una colomba soffice, morbida e profumatissima. Io penso che valga davvero la pena di provarla. E vedete le gocce di cioccolato come sono ben distribuite nell'impasto? Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questo mio video sia stato di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like. E come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.